Via Piave protestano i residenti e i commercianti per un'interruzione programmata di energia elettrica che a loro dire rischierà di mettere in ginocchio per qualche ora il quartiere. La richiesta è che in casi simili come in altre zone della città vengano attivati i gruppi elettrogeni. Per la terza settimana consecutiva ci troviamo ad avere un disservizio dell'Enel, praticamente è una mancanza che dura circa otto ore e in queste otto ore siamo isolati. Non abbiamo energia elettrica, non possiamo lavorare, non possiamo esercitare la nostra professione. Siamo in Via Piave, il fulcro della borgata. Ecco, e praticamente spiegazioni non ne abbiamo e non sappiamo neanche quanto durerà questo disservizio, per quante altre settimane. Ogni giovedì dalle 8 del mattino fino alle ore 16 circa del pomeriggio ci troviamo isolati. Praticamente le famiglie, gli artigiani e i commercianti della via Piave o della borgata Santa Lucia non hanno come esercitare la propria professione. Eh sì, eh, quello che ha detto l'amico nostro ha ragione perché effettivamente non parliamo anche solo dei disagi dei commercianti i disagi, eh, ma abbiamo anche i disagi dei disabili che non possono salire negli appartamenti perché chi abita a quarto piano, chi abita a terzo piano e queste sono cose gravissime. Purtroppo la nostra amministrazione comunale non, non prende atto di queste cose perché non lo so i motivi ma eh, quello che a me mi interessa sapere, insomma, eh, noi non possiamo essere solo sopra nella zona Santa Lucia e non essere proprio dimenticati da nessuno, essere dimenticati da di tutti, perché non, è, non, è, non esiste questa cosa. I commercianti siamo, siamo costretti a chiudere tutti e purtroppo per la burocrazia che c'è anche non si può nemmeno chiudere, perché voi lo sapete, se chiudono l'attività potete chiudere l'attività, potete vendere tutte le proprietà che avete perché dovete andare a pagare le tasse.